L'avvocato Vincenzo Amato oggi presenta a Gioiosa Marea la sua prima opera letteraria, Il Sovversivo, opera che è risultata tra l'altro vincitrice della seconda edizione del premio letterario La Capannina. Allora, innanzitutto come nasce Vincenzo Amato come scrittore? Beh, come scrittore ho avuto già modo di dirlo in qualche precedente occasione, diciamo è una situazione alla quale mi sono trovato, vorrei dire quasi per caso, anche se non è proprio così, perché da qualche anno che avevo iniziato a lavorare su quest'opera, però in maniera incostante, diciamo, e poi via via, diciamo, ho completato poi anche in vista della partecipazione al premio tutto il libro, e in maniera del tutto inaspettata sono risultato vincitore. Io per la verità non avevo mai scritto nulla per quanto riguarda narrativa o cose che fossero diverse rispetto all'attività di cui mi occupo, documenti di natura politica, quindi c'è una certa sorpresa, diciamo, l'ho avuta anch'io, cioè, evidentemente è uscito fuori qualcosa che è stato apprezzato e mi fa piacere questo sicuramente. Parliamo un po' del libro, si intitola Il Sovversivo, già il titolo lascia presagire qualcosa di intrigante, allora di che cosa si tratta? Dunque, questa è un'opera ambientata nella seconda metà degli anni 70 del Novecento ed ha come protagonista un giovane ragazzo originario di queste zone, infatti ambientato in parte a Gioiosa Marea e in parte a Padova, molto impegnato, come era quasi di moda, fra virgolette, all'epoca nei movimenti politici di estrema sinistra, che si trasferisce a Padova, lì appunto diventa dirigente di questi movimenti e poi rimane coinvolto in tutta una serie di vicende che alla fine praticamente lo porteranno ad avere delle conseguenze, diciamo, delle conseguenze abbastanza serie. Un ragazzo molto preparato, un ragazzo molto intellettualmente vivace, che diciamo colto, che solo per questo motivo magari pensava di avere in tasca la soluzione dei problemi per il mondo, ma solo che alla fine appunto dovrà ricredere sulle sue certezze, e alcuni eventi di una certa gravità lo faranno ricredere su queste certezze che aveva prima. Il tutto però poi intercalato da vicende di vita vissuta, del quotidiano, la goliardia, il rapporto di amicizia, il rapporto con le donne. Chiaramente si fa anche riferimento a diversi luoghi conosciuti in questa zona, dal canapè al caposchina, alle varie discoteche che c'era all'epoca, quindi si può dire che è un romanzo a struttura narrativa complessa, la quale appunto assieme al filo conduttore di questa, le vicende di questo ragazzo, si intersecano una serie di vicende di vita, di problematiche relative anche all'esistenza, alla riflessione sulla, faccio qualche esempio, sul destino, sulla responsabilità individuale, cioè che alla fine poi ecco, sarà il lettore a trarre il messaggio che ritiene di dover trarre, che comunque questa era la mia intenzione, se ci sono riuscito non lo so, sarà comunque poi il lettore a dire se effettivamente il libro ha lasciato qualcosa, diciamo, ha stimolato riflessione, dibattito, se diciamo, ha arricchito o meno chi lo ha letto. Nel protagonista del Sovversivo quanto c'è di Vincenzo Amato? Vabbè, per la verità ben poco, è che ho preso spunto da qualche fatto autobiografico, c'è vissuto di riflesso all'epoca più che altro, il tutto chiaramente poi è piegato ad esigenze narrative, dico però si tratta di fatto, anche se non vere, sicuramente verosimili in quel contesto, si tratta ecco di un personaggio molto eclettico che sicuramente può rappresentare lo stereotipo del giovane dell'epoca che appunto, come torno a ripetere, era molto diffuso in quel periodo, in quel determinato periodo storico, no, proprio biografico, ecco, proprio tranne qualche spunto così molto marginale, cioè non è che ci sia tantissimo. C'è qualcuno che vorresti ringraziare, a cui vorresti dedicare questo libro? Beh, in maniera particolare no, cioè, voglio dire, può essere dedicato, infatti ho fatto una dedica all'inizio che magari potrebbe, infatti la leggo, abbiamo condiviso 20 anni della nostra vita, per me è stato il tempo migliore, una forza oscura ti ha portato via, mi hai dato tanto, molto di ciò che sono, lo devo a te, ciao amico mio, ecco, cioè, non è un riferimento specifico a una persona, più che altro è un riferimento ad un modello di giovane dell'epoca, che tanti ragazzi, che io ne conosco tanti, trovandosi coinvolti in queste vicende nella militanza, in questi movimenti estremisti, poi purtroppo sono finite, hanno avuto conseguenze abbastanza gravi, sono finite in carcere nel mondo della droga eccetera, quindi si sono trovati, ecco, se così posso sintetizzare, in un gioco più grande di loro, che magari era di moda avvicinarsi a questi movimenti anche senza magari avere la consapevolezza della gravità di alcune situazioni, e purtroppo c'è una generazione, molti di quei ragazzi, che sono finiti male, e quindi ecco è un po' una dedica a questo
stereotipo, mi si passi questo termine, a questo modello di giovane tanto diffuso all'epoca, che purtroppo ha avuto spesso delle conseguenze non proprio positive. Visto la prima esperienza così positiva da scrittore, ci sarà un seguito o pensi già alla seconda opera? Dipende, se trovo la giusta ispirazione, perché no? Sto pensando a qualche altra cosa, però diciamo siamo in un settore completamente diverso, un saggio storico su alcune vicende politiche dei Nebro, con la collaborazione di qualche personalità importante che ha segnato la storia dello stilo, ecco, però non siamo nel settore del romanzo ma in tutt'altra cosa. Quanto riguarda eventualmente altre opere di narrativa, torno a ripetere, se dovesse eventualmente trovare la giusta ispirazione, degli argomenti che possono in qualche modo coinvolgere il mio interesse e quindi avere la possibilità di scrivere, sicuramente ci sarà un seguito. Il professore Riccardo Ferlazzo Ciano, giornalista, scrittore, artista eclettico, io amo definirlo, ideatore anche del premio letterario La Capannina, e oggi si presenta il libro vincitore dell'ultima edizione del premio, il libro di Amato, di Vincenzo Amato, è Sovversivo. Allora, lei che sicuramente l'avrà letto, che cosa pensa di quest'opera letteraria? Innanzitutto sono stato poi uno, in quanto fondatore del premio, e poi oltretutto coordino le giurie, che sono, la giuria sono formate da professori di Catania, di Siracusa, di Palermo e di Messina, tutti docenti di scuola superiore, però con le caratteristiche di essere dei grossi lettori e intenditori di letteratura. E il libro ovviamente fino in ultimo è stata una lotta al coltello fra due concorrenti che erano arrivati alla fine, perché i pareri dei giudici erano proprio lì al 50%. La spuntata invece Vincenzo Amato, è il caso di dirlo, adesso posso dirlo tranquillamente, è stato un mio alunno quando era alle medie addirittura, adesso me lo sono ritrovato quasi coetaneo, perché io resto fermo negli anni, loro avanzano, va bene, infatti mi sta raggiungendo come età, se continua così mi raggiunge, va bene, è stato un piacere il fatto che sia stato lui il vincitore, oltretutto non l'ho stabilito io ma i giudici, ovviamente il mio voto ha anche contato, ma semplicemente perché mi fa piacere che un premio fatto a Piraino abbia trovato quest'anno come vincitore un Gioiosano, e quindi questa è una cosa che mi fa enormemente piacere. Il romanzo ovviamente è un romanzo che si articola in un periodo particolare della nostra storia italiana, e quindi siamo subito dopo il 78, il 68, quindi gli anni 70-80, con tutte le traversie politiche e sociali dell'Italia. E questo giovane si inserisce in questo contesto animato da un sacro furore. Ovviamente tutti i sogni non sempre finiscono in gloria, e dovrà poi per ultimo rendersi conto che la vita è tutt'altra cosa di quello che degli ideali. Ecco, comunque avere degli ideali politici, perché soprattutto questo che il ragazzo dimostra di avere inizialmente è una cosa fondamentale che aiuta a vivere e andare avanti. È un libro che raccomandiamo allora a tutti i giovani, soprattutto a quelli che magari forse di questi tempi non tanto sono vicini alla politica? Esattamente, politica però un'accezione migliore, ecco, vabbè, non parliamo di partiti politici, parliamo di politica, proprio degli ideali, perché proprio mai come adesso forse in Italia c'è bisogno di giovani che sentono veramente il problema di risolvere questa situazione. Siamo in un cul-de-sac, come dicono i francesi, né più né meno, dovremmo tirarci fuori, e non ci tireranno fuori i soliti politici che ormai conosciamo, sono i giovani, dobbiamo fidarsi ai giovani e dare fiducia a loro. Non è vero che siano dei bamboccioni, sì ci saranno, ma anche ai miei tempi, c'erano ai tempi di mio padre, di mio nonno, ci sono sempre stati. L'importante è dare fiducia a loro, perché insomma, in parole povere, il futuro non è né mio né vostro, è loro, quindi siamo in mano a loro, mi auguro che siano delle buone mani.